E l'ironia e la goliardia che non mancano agli striscioni dei dipendenti della Perla di Roseto degli Abruzzi. Dentro, per le 81 lavoratrici, invece, il clima è ben diverso, di delusione soprattutto. Il prestigioso marchio chiude, in anticipo sul piano che, a gennaio, avrebbe dovuto verificarne la sopravvivenza in terra d'Abruzzo. Un piano sballato, evidentemente. Non se ne conosce l'autore, mentre questi sono i volti di quelle che pagheranno. Era un progetto che in qualche modo pensava di consolidare quelle attività di preparazione e di controllo per i laboratori del sud d'Italia che la Perla si proponeva di fare e che in pratica aveva anche potenzialmente la possibilità di svilupparsi e di recuperare anche gli altri lavoratori che stavano in cassa integrazione. Di fatto questo però prima che il progetto scadesse, ed è in pratica anche questo difficilmente comprensibile, le stesse persone che ci hanno promesso, che ci hanno programmato, che ci hanno proposto quel progetto, che hanno insistito perché in qualche modo lo condividessimo, le stesse persone ci sono venute a dire che in pratica purtroppo il progetto non funziona. Insomma, è una cosa che è difficilmente accettabile. Queste persone vogliono il lavoro, non è un problema di ammortizzatori sociali. No, assolutamente, con convinzione. Noi quello che chiediamo il lavoro. Ci rendiamo conto nello stesso tempo che in pratica in questo territorio, questo è un altro momento drammatico che poi si scarica sulle lavoratrici che in questi anni hanno dato il loro impegno perché questo lavoro in qualche modo si consolidasse. Come si vive con la costante minaccia di rimanere senza lavoro? Male, malissimo, anche perché nella nostra zona non c'è niente per il futuro. Vi eravate illusi lo scorso anno? Sì, decisamente. Sì, perché avevano lasciato un presidio, oddio, non consistente, però sì, ci aspettavamo una ripresa sicuramente. Ma a voi piace lavorare qui? Certamente, abbiamo un posto di lavoro, quindi è bene che ci resti. Ma... Per questo territorio una grande firma che minaccia di andarsene un'ulteriore caduta d'immagine. Sarebbe oggi un'altra ferita per questo territorio se anche questo gruppo andasse via definitivamente, perché comunque in questo territorio hanno trovato accoglienza, hanno trovato sostegno, anche finanziamenti pubblici, e però alla prima crisi in qualche modo vanno via, e questo è poco accettabile. Probabilmente su questo terreno in pratica sarebbe necessario comunque oggi un intervento forte, convinto, partecipato, progettuale della politica e delle istituzioni.